Presidente, voglio esprimere anch'io il cordoglio dell'opposizione, ma l'abbiamo fatto come consiglio anche nell'occasione della conferenza dei capigruppo, alle vittime e una vicinanza soprattutto alle famiglie di chi ha sofferto. È un riconoscimento a quelli che hanno tenuto il paese in vita, soprattutto ai medici, al personale sanitario, a tutti quelli che hanno tenuto questa macchina del paese, questa speranza sempre accesa. Va loro il nostro riconoscimento. E anche riconosco una oggettiva difficoltà di chi deve governare queste fasi. Quindi non bisogna buttare la croce addosso a nessuno, anzi collaborare. Quello che abbiamo inteso come dovere morale, noi del centrodestra, sempre e comunque facendo proposte, all'inizio addirittura scrivendo un documento su quelle che devono essere per noi le misure necessarie per affrontare questa crisi. Però detto questo, non possiamo, proprio perché ci sono tante cose da dire e anche molte critiche da fare, sempre in termini positivi, non rilevare situazioni che hanno aggravato la situazione campana. La vicenda dei tamponi non è tamponite. Caro De Luca, qua non c'è un problema di pensare che dobbiamo fare i tamponi a tutti, non lo chiede nessuno, ma non essere ultimi in Italia. Ultimi in Italia. Questo non può essere uno standard, non può essere una cosa giusta, non può essere una cosa fatta bene. Essere ultimi non è mai una buona cosa. Mo si dice che si recupera perché non c'erano i laboratori. Beh, il Veneto i laboratori li ha trovati subito. Ne aveva accreditati 3 o 4, aperto ai privati dove era possibile farlo. E quindi siamo ultimi ancora. Siamo ultimi sull'apertura dei posti Covid. Ho visto investimenti straordinari, però ancora non sono pronti. Per fortuna oggi ci dicono che non servono, perché ci sono posti in terapia intensiva ordinaria disponibili, e questa è una fortuna. Non serviranno, stanno lì, è stato fatto un investimento, mi auguro che sia un investimento per il futuro. È evidente che non lo spero, perché dobbiamo augurarci che quelle strutture non serviranno per un'altra emergenza. Quando dovevano servire non erano attive. Perché lo sono, forse sono nei prossimi giorni. E non serve, caro De Luca, far riferimento ai dati campani come se fossimo nel nord del paese. E come si fa a tenere insieme Campania e Lombardia? Non hanno nulla a che vedere nella Campania e la Lombardia, perché per fortuna il sud ha avuto una situazione totalmente diversa. E dobbiamo anche ringraziare, soprattutto tenere presente questo grande senso civico di responsabilità di chi come noi vuole essere anche un po' sudista in questo momento, ma non perché guarda i drammi degli altri, ma dire noi siamo stati in grado di reggere l'urto, siamo stati anche più bravi, per alcuni aspetti anche più fortunati, perché abbiamo chiuso prima degli altri, perché loro l'hanno avuto prima di noi. Ma la situazione del sud è molto diversa. Siamo ultimi al sud, non siamo un'eccellenza. La Calabria ha fatto meglio di noi, il Molise ha fatto meglio di noi, la Sicilia ha fatto meglio di noi, la Sardegna ha fatto meglio di noi, la Basilicata ha fatto meglio di noi, ma perché guardo i numeri dei contagi, i numeri dei tamponi. In proporzione il Sud ha fatto meglio della Campania. La Campania nel Sud è stata, sì, c'è la grande città di Napoli, c'ha problemi più grandi, più seri. Questo non lo nascondiamo, che avevamo delle preoccupazioni maggiori, soprattutto sulle grandi città metropolitane, tant'è vero che siamo più o meno come la Puglia, che ha un problema come la città di Bari. Però è vero che anche in questo caso non abbiamo fatto meglio le cose di altre regioni, e forse con più silenzio i presidenti, in quel caso con più attività amministrativa, con meno video, hanno fatto cose più utili, perché i risultati sono migliori lì che da noi. Questo non c'è dubbio, basta guardarli e leggerli. Ecco perché oggi la Calabria si appresta, anche se criticata dal governo, addirittura a riaprire ristoranti, bar, cantieri, si riaprono i negozi, si riparla di riaprire parrucchieri e altre cose prima. Non so se il governo glielo fa fare, ma se la Calabria è stata in grado di poter mettere una firma è perché la situazione è migliore della Campania. Siamo indietro anche sulla cosiddetta fase 2, non perché non ci debba essere il controllo e la sicurezza, che è una cosa diversa, quella deve essere sempre garantita nella maniera più assoluta. E veniamo anche alle vicende che rappresentano poi questa grande partita, insomma, di questioni. Il governo decide, le regioni cambiano le ordinanze, sopra, sotto, le cambiamo. C'è una confusione, una carnevalata di ordinanze complicate. Credo che ogni cittadino debba avere 2 avvocati vicino, chiaramente a debita distanza,
per poter capire cosa deve fare, ma anche quelli che devono fare i controlli sono andati in difficoltà. Avete scritto delle ordinanze chilometriche, bisogna fare cose semplici, dire ai cittadini cose chiare, immediate, di che cosa si può fare. Sul cibo a domicilio, ultimi in Italia a riaprire questo servizio. Mi auguro, anzi faccio un appello, ma che non è un appello, è qualcosa di più. Dal giorno 4 si garantisca il cibo da asporto, perché il 4 è previsto in tutta Italia, non arriviamo anche lì per ultimo. Garantiamolo, così come le passeggiate e anche le corse. E qualcuno si meraviglia, ho sentito De Luca che diceva, il caro De Luca, che diceva qui c'è un problema di assembramento. Ma se noi facciamo le ordinanze dove si può passeggiare, non correre, perché poi si è stata ritirata, solo in alcune poche fasce orarie, ma l'affollamento è naturale, cioè chi fa l'ordinanza produce insicurezza, crea maggiori contagi sui cittadini. Ma ci rendiamo conto che è evidente che la colpa è di chi scrive le ordinanze, non dei cittadini, che devono fare se hanno poche fasce orarie per risolvere il problema del cibo a domicilio, per fare gli ordini, anche i ragazzi che devono portare. La fascia oraria deve essere più larga possibile, più ampia, come hanno fatto molte regioni del nord, che nel momento peggiore del maggiore contagio, quando le cose si potevano fare, le hanno fatte fare tutta la giornata, addirittura la notte, proprio perché per diluire la presenza della vicinanza tra i cittadini. Là nel senso dobbiamo avere fiducia nei campani, non fare anatemi, rimproverarli che non sono capaci, ma quando mai? Il senso civico dei campani, dei napoletani è straordinario, ma perché accusarli ogni giorno di non fare le cose giuste, di fare le cose in disordine, senza regole, quando le regole non vengono date, soprattutto su queste ordinanze che non hanno veramente nessuna logica, sono stupide, stupide scritte così e date in quella maniera. Accenno all'argomento degli acquisti, che ho visto che non è stato trattato da De Luca, ma nel momento in cui dovevamo comprare mascherine, fare gli acquisti, fare gli appalti, la nostra centrale appalti, che devo dire è stata un'eccellenza in Italia, che è la Soresa, guardate caso proprio in questo momento Soresa ha una situazione di totale confusione, non ha i vertici, da quello che abbiamo notizie il direttore generale si è messo in aspettativa, poi è stato richiamato in servizio e in questi giorni si è dimesso. Ma è possibile che tutto in questo momento, dove bisognava garantire la massima efficienza dell'organismo della centrale acquisti e c'è la piena confusione, proprio nei momenti dell'emergenza? Dobbiamo ringraziare il nostro collega Cascone, che ha avuto un incarico di andare lì a mettere qualche toppa, a risolvere qualche problema. Ma non è che possiamo andare avanti anche in quel caso in emergenza, quando quella struttura doveva essere nella pienezza dei poteri e assolutamente sostenuta. Vengo all'ultima questione, Presidente, così sto negli orari che sono nei numeri e nei tempi che lei ha prefissato per quanto riguarda il tema dei tempi, di contingentamento dei tempi. E vengo all'ultima questione che riguarda il cosiddetto piano sociale ed economico. Qua siamo tutti sappiamo che bisogna dare immediatamente liquidità, ma la Regione non può fare solo misure passive, quelle generalmente le fa il Governo. La Regione avrebbe dovuto utilizzare queste risorse, anche di più dico io, facendosele dare dal Governo, come pare che non abbia dato nulla, misure attive, quello che chiedono i comuni, i sindaci. Abbiamo fiducia, io ho molta più fiducia dei sindaci in questo momento che del Presidente della Regione, chiunque sia, pro tempore. Il Presidente della Regione è troppo lontano, sta chiuso nelle stanze di Salerno e giustamente deve governare il sistema in termini complessi, non ha idea di quello che sta succedendo nei comuni, nei territori. Questo lo abbiamo affidato ai nostri amministratori, alle nostre categorie professionali sul posto, ai nostri sindaci, che ci stanno facendo rilevare continuamente che non sono quelle le misure che servono, ma servono altre misure per riaprire i negozi, per riaprire attività, per fare le sanificazioni, per pagare le imprese che vogliono ripartire. Hanno loro la dimensione dei problemi, hanno messo in campo una serie di proposte che non stanno nel piano, non ci sono nel piano. E poi mi permetto di dire, ma questo piano, ma perché lo deve gestire la Regione? Facciamo come le mascherine, poi diremo ogni professionista, ci manderemo anche la lettera. Questi non sono soldi della famiglia De Luca, questi sono soldi della Regione, dei contribuenti, di tutti, dei comuni, del sistema.
Dove sono i comuni nelle decisioni? I pensionati, si dà all'INPS il compito di individuarli, non li deve individuare la regione. Per quanto riguarda tutte le misure sui professionisti, ci sta chi li va a individuare, date ai comuni i soldi, non si fanno i bandi regionali. La regione non è un gestore, la regione deve programmare con i comuni, capendo quello che c'è da fare sul territorio. Queste sono le cose che vanno fatte e ci si meraviglia, ci si viene a dire che oggi si sta ancora combattendo per liberare queste risorse. Perché non diamo i soldi? Ci facciamo questa domanda. Non diamo i soldi perché vogliamo gestire tutto da là, dall'alto. Se avessimo dato queste risorse ai comuni, erano già spesi, erano già date ai cittadini, alle famiglie che hanno bisogno, sarebbero state già date come in altre regioni, anche regioni meridionali, che hanno deciso di avvalersi del contributo della struttura locale, degli enti locali, non fare tutto da un bunker a Salerno. È lontano quel bunker dalla vera realtà delle cose. E oggi non diamo soldi, programmiamo, ma non abbiamo dato un euro. Probabilmente non li daremo bene, li daremo in maniera sbagliata. Quindi credo che questo tema deve essere affrontato in termini di serietà, di confronto e di dialogo. Se non c'è il confronto e il dialogo e non ci sono le condizioni per poter dire dove le cose non vanno, e questo consiglio serve anche a questo, noi non possiamo affrontare il tema della risoluzione del problema in maniera giusta, condivisa e soprattutto pratica, perché in questo momento ci vuole grande praticità. Quindi non possiamo che continuare a fare la nostra parte, segnalando tutte le questioni, scrivendo documenti come abbiamo fatto, continueremo a farlo, ritenendo di dare delle, come ho dato sul piano per esempio, affidiamo ai comuni, diamo via, via, queste risorse non le deve gestire la regione. L'individuazione delle persone bisognose sono dei comuni, sanno loro le famiglie in difficoltà, non lo sa la regione dall'alto, chi sono le famiglie che vivono in difficoltà, lo sanno i nostri sindaci, i nostri amministratori locali, i comuni, le comunità locali. E possiamo farlo dando, continuando a dare questo contributo per risolvere i problemi come ho detto prima. E lo dobbiamo fare con questo spirito di fiducia, e concludo. Fiducia nei campani, fiducia nei nostri cittadini, la responsabilità, il richiamo alla responsabilità non è la minaccia di un intervento poliziesco. Il controllo è una cosa diversa, si fa insieme, nessuno ha in mano la possibilità di poter, perché se noi andremo a vedere il micro, l'accenno a una strada, una pizzeria di via Cilea, È una logica sbagliata, premesso che in quel caso ci possono essere problemi, si interviene, ma non si risolvono i problemi così, si risolvono col senso di responsabilità istituzionale, con la fiducia che bisogna dare ai cittadini. E concludo, non in questa orgia burocratica di ordinanze complicate che non rendono la vita facile ai cittadini. Se non sappiamo fare le cose, copiamole. Consiglio al caro De Luca di copiare le migliori esperienze delle